Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa 26esima parte di Pokémon Snakehood. Nello scorso episodio ci siamo spinti verso sud, abbiamo incontrato uno scienziato che ci ha detto di proseguire per questa strada, salvo poi incontrare delle Power Ranger, chiamiamole così. Quindi oggi proseguiamo, dato che abbiamo di fronte a noi là davanti il Monte Pyra. Ma prima di iniziare volevo farvi leggere questo cartello. Monte Pyra, storicamente un luogo con una importante con un importante significato in quanto è tomba per i Pokémon morti. 3 anni fa è diventato famoso per essere stato attaccato dal malvagio Team Magma, che qui ovviamente è stato sconfitto da Landon il campione. E quindi niente, volevo solo farvi vedere questo riferimento a Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo. In questo caso Rubino, perché credo che di Snakehood ci siano due versioni, una di Rubino, cioè una che è una Chrome di Rubino e una di Zaffiro. È una mia idea, ma non sono sicuro. Eccoci qua al Monte Pyra, che noto che non mi sembra... No, sì, è stato modificato un po'. Prima c'era un'uscita qua, invece adesso ci sarà solo un luogo in cima, immagino. Shuppet ha giusto allenato la squadra tutta al 44 e l'ho ovviamente ricaricata. Mettiamo davanti Ninetales e sfidiamo questa Battle Zombie. No. Sono morta ma non posso lasciare questo mondo. Devo essere quella maledizione che ho avuto. Per piacere tienilo. Dispel Talk devo capire, tipo un dismaledicitore, chiamiamolo così. Ah ok, no, è il velo puro. Che palle. Non posso proseguire. Che cosa triste. Ma no, io ci speravo. Volevo vedere cosa c'era in cima. Cazzo, è una Chrome creepy. Non puoi tagliarmi fuori così il luogo più creepy. E vabbè raga, niente. Si prosegue. Nella vita si prosegue. E quindi andiamo a nord del Monte Pyra, incontrando Quillfish, fuggendo da Quillfish. E quindi boh, credo che adesso ci sia Portal Gepoli. Cioè, credo, c'è Portal Gepoli. Ehi, pensavo che saremmo andati ad aiutare T-Fangers e i Denju. Torna indietro. In che senso, scusami? Che mi son perso? Credo di aver perso qualcosa. Ok ragazzi, eccomi qua. E niente, ho scoperto da me che facendo il giro del Monte Pyra si può, vedete quella lì era l'entrata che abbiamo visto prima, si accede a questa seconda entrata. Quindi adesso proviamo ad andarci. Magari, ah giusto, avevo preso uno zigzag, un rag, ho depositato qui il shark. No, aspettate un attimo, ho depositato qui il shark. E come faccio a usare surf? Ah, zigzagoon, giusto, zigzagoon anche surf. Oh, mamma mia che spavento. Comunque sì, l'ho depositato perché pensavo ci volesse taglio, ho buttato giù quegli alberelli, quindi vabbè, per questa parte niente Quillshark. Mi dispiace per i fan di Quillshark che so che abbondavano, però posso farci molto. Tu. Queste strane persone hanno iniziato a spuntare dagli alberi, è stato così spaventoso, ok. Ok, quindi niente, dovevamo aiutare appunto quelle... non mi ricordo già più il nome. E comunque forse sono venute fuori da qua, perché quella tizia lì è allarmata perché queste qui sono spuntate fuori dagli alberi. E giustamente mi allarmerei anch'io se una persona mi cadesse. Cos'è? No, ok, baratto, fa schifo. Proseguiamo. E boh, non so neanche cosa aspettarmi. Arriva l'effetto nebbia classico del Monte Pyra. Vabbè, non è una novità direi. Ah, tra l'altro adesso un'altra MT. Adesso andiamo a vederla, abbiamo scarica, che io vedo se qualcuno può imparare, vabbè vaffanculo allora. No niente, avevo trovato una caramella rara in giro per l'erba, quindi boh, la utilizzerò quando sarà necessario, niente. No, scusate. Allora, ok, c'è ancora quella ragazza lì, quindi dai. Quel ragazzo mi ha detto che una delle possibilità per aver distrutto, che è uno dei responsabili per aver distrutto l'antenna free, quindi l'albero antenna. Sì, ma ti tranquillizzi, ok. Comunque ragazzi, ho scoperto un po' di cose nel mio giro pagare. Queste qui sono apparse da un'altra dimensione. Infatti parlandole noterete che diranno che mondo strano in cui ci sono queste creature che neanche parlano. Quindi sì, sono di un'altra dimensione.
però non ho ancora capito quale. Quindi vabbè, proseguiamo, battiamole. Queste qua sostituiscono, fra virgolette, le reclute del Team Magma che c'erano in Pokémon... oh mamma mia, in Pokémon Rubino. Ecco. Intanto abbiamo battuto questo tizio qua, dando pochi punti esperienza, noto, eh. E poi c'è quel ragazzo là. Cosa sei, scozzese? E sei un uomo? Cosa? No, ma no, che schifo. Fanculo. Ok, non mi interessa. Sei un uomo, raga. Attenzione. Il primo uomo col seno. Questo mi fa malissimo. Allora, provo a usare Eviro, è di tipo spettro. Sono mongolissimo, raga. Allora, vabbè, direi Ninetales, fai pump. Che dici? Maiale spettro. Tipo maiale spettro. Sentite che bello che sarebbe. Il prossimo tipo che aggiungeranno, tipo maiale. Allora, Explode. Ho sentito delle voci. Raga, guarda, la musichetta dei leggendari, mamma mia. Ho sentito delle voci che dicono che tu stai cercando di rimettere l'antenna, l'albero dell'antenna a posto. Quindi ho detto a tutti che eri colui che l'hai rotto. Sono abbastanza sorpreso che tu sia arrivato ad arrivare fin qui. Chi o cosa sei tu? Il mio nome è Temulens. Credo che tu abbia conosciuto il mio compare, il signor Glaze. Tu stai lavorando con Glaze? Sei tranquillo? Non esattamente. Condividiamo gli stessi impiegati. Nonostante la nostra alleanza, non lo so, non ho capito. È rivoltante, parla di cadaveri, è rivoltante. Ma ne ho abbastanza, ti dovrò sconfiggere. Ok, forse, raga, sparo a caso. Questo qua è quello che voleva il nostro corpo morto, tipo. Non ho idea, perché dicevano dell'Espo. Ice Punch, no, cazzo. Allora, mi ha addormentato, devo svegliarmi, ma non ho le sveglie. Piacere. Non ho le sveglie, ma avrò un accesso berry, spero. No, manco quella, oh. Ma perfetto, mi proprio, eh. Vabbè, allora dai, facciamo una cosa veloce. Esatto, bravissimo, Explode, vedo che hai capito tutto. Bravo, ok. Curiputo. Aia, sottomissione, ma io resisto, te lo piazzo nel culo. No, me lo piazzi tu. Allora. No, raga, ciao Explode, mi dispiace, ma dovrei morire. Ah no, ti è andato bene. Congelalo, ti prego, Axa. No, niente, mega corno e chiaramente moriamo perché abbiamo un PS. Giga Drain, ah giusto, Brillo mi ha imparato Giga Drain dato che avevo trovato una MT giù, adesso non vi dico dove perché non ricordo esattamente neanche io. Questo sta per mandare in campo Nigera, mannaggia a me che ho depositato Quillshark. Davvero sono un babbo, questo mi sciotta, vabbè perfetto, tutto nella norma. Giga Drain è super efficace ma non facciamo niente. Proviamo con un Sky Uppercut, non facciamo niente comunque. Ninetales, devi cercare di combinare qualcosa tu adesso. Fire Pump. Questo resiste, Idro Pompa resisto. No, porco Giuda. Ok, raga, giusto. Ho comprato anche dei revive. Quindi adesso possiamo giocarcela un po' meglio, diciamo, ecco. Explode, rianimati. Bravissimo. Zigzagoon, vai a morire. Però non ho preso le pozioni, ma allora sono un rincoglionito incredibile, eh. Allora sono un rincoglionito incredibile. Allora, non ho niente, quindi... Oh, revitalizziamo un altro Pokémon a sto punto. Vediamo, Swellow. Ok, perfetto, non me l'aspettavo, devo dire. Proprio, cioè, incredibile. Ah, ma non gli faccio niente. Ma porco Giuda, ma saperlo... adesso... Aerial Ace. Mean Look. Il problema è che se mi attacca mi ammazza, quindi io devo andare di revitalizzanti. Mi fa schifo fare sta cosa, sappiatelo, però... l'unica chance che ho, perché vedete, lui mi attacca, rischia di ammazzarmi in ogni momento. Porco... Allora, rimonta, perfetto, adesso sei a vita poco. Io posso utilizzarti anche un Astonish. Sei un infame, sei proprio un infame. Iperraggio, muori. Resiste. Dai, Explode,
Ce l'abbiamo fatta. Maledizione. Sei forte come ha detto il master. Il maestro. Devo chiudere il collegamento fra i due modi. Tornerò. Wow, è stato impressionante. In ogni caso, questa qua è Meteor che parla. Sto dicendo che lo strano potere psichico che proviene da quell'albero è andato. Se n'è andato adesso. Penso che intendesse questo quando ha detto che il collegamento è stato chiuso. Fantastico, ora possiamo andare. Andrò a sfidare la palestra di Forfree, si pronuncerà City Gym. Nonostante sia ancora in fase di costruzione, tipo. Ok, voi siete le guardie, siete bravi. Allora, devo curare assolutamente il coso, mi dicono dalla regia. Quindi vabbè raga, nella prossima parte proseguiamo, Io stoppo qua, ci rivedremo giù, così almeno vi risparmio il tragitto. Quindi, se questa parte vi è piaciuta, a me sembra stata importante, anche perché abbiamo incontrato l'ennesimo personaggio. Io vi invito come al solito a lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale, rispondete alla domanda del giorno e noi ci becchiamo in un prossimo video.